Ragazzi, buon Goldplay e bentornati, incredibile, su un episodio pazzesco, assurdo, oserei dire di Palworld, incredibile. Allora, come potete vedere dal nostro protagonista armato di un bazooka che non lancia missili, ma pensate, lancia sfere pal, il famoso lancia sfere pal, arma mistica incredibile di questo mondo di Palworld pazzesco. Ora vi spiegherò tutto quello che ho fatto. Abbiamo fatto un livellino, siamo a livello 36. Come potete vedere, oltre ad aver fatto un livellino, ho fatto un sacco di cosine. Prima cosa, l'anello della pietà. Questo anello è essenziale perché li manda uno di vita e non muoiono, rimangono uno di vita ed è molto più facile lanciarli per masfere palla a vita fin quando non vengono catturate. Ora vi racconterò, è stata la cosa più utile che ho mai costruito, insieme al lancia sfere palla a colpo singolo, che ci permetterà di catturare palla a una distanza di sicurezza incredibile, che è veramente utile da morire. Armatura di metallo per il calore di massimo livello, così possiamo salire fino alla montagna dove ci dovrebbe essere la terza torre. Poi ho fatto un po' di sferette verdi, ho fatto una marea di proiettili, sia per la pistola Scrausa, sia per il moschetto, che poi sono gli stessi, che per la pistola normale. A livello di tecnologia ho sbloccato la miniera di livello 2, che però non ho ancora costruito, eccola qua, cava di metallo livello 2, che la devo fare assolutamente perché secondo me promette veramente bene. Ho sbloccato la sfera ultra e il fucile a colpo singolo, però queste cose non le ho ancora fatte, ve le volevo far vedere, e proiettili per fucile. Questo secondo me potrebbe essere tanta roba perché 1100, moschetto è 1000, quindi fa ancora più male del moschetto. Poi, incredibile, questo per quanto riguarda, diciamo, il mio personaggio. Per quanto riguarda i pal, abbiamo delle sorpresine, come ad esempio questo signorino qui. Allora ragazzi, io ve lo dico, è in assoluto il pal più alto di livello di tutti i pal che ho, 35, non l'ho ancora provato. L'ho messo qui perché è fortissimo a fare minerali. Come vedete, questo è il team che ho usato per farmare. Al posto di lui ovviamente c'era Miegumin, ma ad oggi poi useremo lei. Ed è una femmina, quindi io la vorrei chiamare con un nome potente. La chiamerò Potenza, così mi sembra un nome azzeccato. Poi abbiamo Fatino, abbiamo Rampante, perché è una signorina pure lei. Abbiamo Nagisa, che ho scoperto questa essere maschio, io pensavo fosse femmina, quindi ho fatto come per Astolfo, ho chiamato pure lui con un nome sus di trap, l'ho chiamato Nagisa, come quello di Assassination Classroom. E poi abbiamo Pandina, che ho usato tantissimo, quella roba di bazooka di Pandina è rottissima. Ho catturato altri pal assurdi, vi voglio far vedere. Allora, intanto mettiamoli per livello. Allora, ho catturato Kitsun, questa volpe fichissima, pure questo mi dispiace che non è in video. Io praticamente ero andato a catturarmi, vedete, una di queste volpine piccoline di ghiaccio nella zona della seconda torre. Ho catturato la volpina piccola e la volpe, quella con le corna di ghiaccio. E di notte, in quell'area, completamente random, ho scoperto che c'è questa specie di volpe mistica che si chiama Kitsun, pure questa, per catturarla una vita, e mi sono fatto la sua sella. Per un motivo specifico che quando l'ho letto ho detto non è possibile. Guarda l'abilità di questa roba qui. Sulla sua groppa non subisci l'effetto di caldo e freddo, ragazzi. Ok che ha una mount terrena e non volante, ma noi con lei possiamo andare in giro dove cazzo ci pare e non subiamo danni da gelo e da caldo. Non l'ho provata, però ho fatto la sua sella adesso e secondo me questa è una roba assurda. Ho catturato questo che si chiama Pirin, che è un cavallino di fuoco, che pure questo è livello 30, è bello ignorante. E per il resto no, gli altri li avete visti tutti, sono sempre gli stessi. Questa ve la devo far vedere. Allora, non ci crederete mai, ma è veramente così. Nello scorso episodio, non mi ricordo se l'avevo preso con voi o l'ho preso off camera, avevo trovato un uovo nell'area delle montagne di fuoco. Era proprio un uovo gigante e si chiama tipo super uovo, una ultra uovo, una cosa assurda. E io dentro ci ho trovato questo pal che quando l'ho visto ho detto non è possibile. Ci ho trovato un boss pal. Questo affare si chiama Blades Hole Knocked. Io ve lo devo far vedere perché, ragazzi, a livello 2, perché giustamente nelle uova tu li trovi a livello 1, ma io vi giuro, è la roba più... guarda che è! Bro! Ma l'hai visto? Guarda che bestia! Lo voglio mettere in base più che altro perché così mi sale un po' di livello, sta già a livello 5. Mi piacerebbe tantissimo usarlo e cavalcarlo soprattutto, perché è una cosa del genere. Tra l'altro mi sa che vola. E non lo so se c'ho la sella sua, lo sai? Eccola, sì, esiste la sella sua. Chissà se può volare, 3 ce ne vogliono, eh? Vabbè, poi lo faremo. Lo metteremo in base, quando porteremo la base a livello 14, mi pare. Che livello è adesso? Livello 15. Assolutamente potremo mettere un altro pal e metteremo questo affare perché lo voglio portare alla 30 minimo. E poi possiamo fare la terza base. Potrei usarla per fare una base seria, visto che questa qui non è che... comincia a essere piccola anche questa, quindi devo cominciare a splittarmi le cose, quindi mi tengo sempre una base extra vuota per i minerali. Ho esplorato, come vedete, un pochino la montagna dove ho catturato quei palle qui, però non sono mai arrivato alla torre.
Qui ho sbloccato due pale al 30, questo Boron Sherry acqua al 30 e questo Fang Loop al 25 che non ho catturato. È ancora bassa di livello, quindi la sua intelligenza non è ancora a livelli alti. Questa è l'area della neve che ho esplorato e mi si è sbloccata Sibelix, che però è 40, quindi eviterei di andare a catturare questa belva qui. Questa è l'altra cosa che ho fatto, mi sono levato tutte quelle casse di legno e ho messo queste cassette di ferro che sono veramente sus utili. Ho scoperto altre due cose, ragazzi. Lo so, una intro un po' più lunga, però ci ho perso un po' di tempo a Palworld. Quindi se io faccio impostazioni forziere posso decidere quello che ci voglio dentro e i PAL non possono buttarmici dentro tutta la roba che prima mi ci buttavano. Vi ricordate che negli altri episodi dicevo mamma mia che fastidio che mi mettono la roba qui? Ecco, adesso non me ce la mettono più, perché questi qui li ho messi in modo tale che ci va solamente la roba che dico io. E poi l'altra cosa, se io vado qui, vi ricordate che qui potevo scegliere la modalità di lavoro? Io ho messo sempre normale perché altrimenti, come dire, si ammalano e sono cavoli. Guarda che ho scoperto, posso decidere cosa far fare ai PAL. Avete presente che tanti PAL hanno tante abilità, tante passive, tanti attributi che possono utilizzare nella base? Ecco, noi possiamo scegliere in questo modo. Questo l'hanno messo con l'ultimo aggiornamento, per quello non l'avevo mai vista sta cosa. Cosa fare? Quindi quei PAL che ne hanno 5, che non stanno mai fermi, io gli posso dire fai questo, fai quest'altro. Ad esempio questi qui, gli ho detto usate il fuoco, quest'altro qui usa solo la miniera, così mi fanno fare solo quella cosa e non si mettono più a camminare come matti, capito? Come vedete qui ho catturato il draghetto e ho catturato anche quella specie di lucertolo. L'unico che non ho catturato in questa zona è il mago, quella specie di volpe di fuoco, quello non sono ancora riuscito a catturarlo. Però ragazzi, vedi che questo è un grande problema. No, come ho detto ragazzi, non ci si può arrivare volando. Come diavolo ci arrivo lassù a piedi? Devo usare per forza Kitsune? Che poi non è che io l'ho catturato apposta, cioè io l'ho catturato randomicamente. È la prima volta in assoluto che la uso poi, tra l'altro. Cioè io quindi con lei posso arrivare in cima? Ragazzi, proviamo! Mi sa che a questo punto non riusciremo mai a fare la terza torre in questo video qua. Sicuramente mi sta proteggendo, perché guardate, sotto mi dice che ho la temperatura al massimo, ma con lei non sento niente. Vabbè, questo la rende immediatamente uno dei migliori PAL del gioco. Secondo me però ci deve essere qualche trucco che non so, è impossibile che non ci possa arrivare volando, eh. Questo episodio diventerà un walking simulator, che vi vorrei far vedere se sopravvivo o muoio male. Stiamo rischiando la vita in una maniera importante. Allora, qui ci sono dei geodata che non mi faranno mai fare questo trick, vero? Ma meno male che ho catturato sta volpe! Qui c'è pure un dungeon. Che livello è sto dungeon? Caverna del Caldo Ardente. Uno shortcut per arrivare in cima? Allora, io me ne andrei. Che dite? Tiranno del Purgatorio. Allora, è bellissimo, ma sai, no. Io me ne andrei, non ci proverei neanche a catturarlo. Non ho neanche tante sfere. Ma è fighissimo, Blazamut! Ma che nome figo! Sembra tipo una fusione tra Groudon e Bowser, una roba assurda, vabbè. Che poi se questo sta al 49, io sto continuando a dire che faccio la terza torre, ma mi sa che la terza torre mi fa a me. Livello 36, mamma mia, ragazzi, siamo in un'area veramente pericolosa. Mi sta venendo un dubbio un po' sus, ma non è che devo catturare uno di questi uccelli per salire là sopra? Cioè, comincio a pensare che forse questa non è la direzione giusta. Però lentamente ci stiamo arrivando. Se scopro che c'è un modo per salire dall'altra parte, io non sto facendo veramente questa acrobazia per niente, ci rimarrò veramente male. Ragazzi, state pensando quello che penso io, vero? State pensando di provare a catturare quell'affare al 49, vero? Allora, da una parte vorrei provare a catturare pure questo uccellaccio, che sembra veramente figo, però... Boh... No, ma secondo me ci deve essere una strada da qualche altra parte. Non è possibile che si sale da qui. Quanto danno facciamo a questo affare, così? Tornado di fiamme? E abbiamo levato uno. Beh... Amici, io direi che anche no. Voglio fare una cosa sus incredibile, ragazzi. Una fiamma ultraterrena contro quei cosi. Quanto danno farà la fiamma ultraterrena, secondo voi? Beh, ragazzi, è un danno assurdo. Cioè, ho questa qui livello massimo. Com'è possibile? Resistenza al calore livello 2 non basta. Proviamo ad andare a fare una cosa figa, almeno. Perché volevo fare una cosa figa in questo episodio. Proviamo ad andare a catturare quell'affare al 40. Quindi ci dobbiamo mettere il vestitino di ghiaccio e ci dobbiamo mettere l'anello sus. Io deduco che questo affare sia il ghiaccio. Testeremo la nostra dorata potenza. E ho 35. Vediamo un po'. Livello 40. Io ho un po' paura però. Allora, mettiamoci qualche arma interessante. Mettiamoci la pistola vera e andiamo. Forza. Vediamo un po'. Sibelix. Nobildonna candida. Ma che diavolo è? Allora, potenza. È il momento di farmi vedere quanto sei forte. Mamma mia. Ragazzi, potenza. Benissimo.
E rieccomi qua. Allora, calmi, lo so perché ho fermato bruscamente il video di prima quando stavamo affrontando quella signorina di ghiaccio. Semplice, io questa parte di video che collegherò al video precedente la sto registrando dopo qualche giorno. Perché che è successo di incredibile? Semplice, quel giorno che stavo registrando quel video, appena ho iniziato la boss fight contro quel pal di ghiaccio, è saltata la corrente nell'ufficio. Saltando la corrente dell'ufficio mi sono ritrovato di colpo al buio. Incredibile, è stato divertente perché immaginatevi la scena. Ero concentrato a cattare questo pallo incredibile, boom, scoppia tutto, rimango al buio come un fagiano. È tornato dopo un quarto d'ora alla luce, io dovevo andare via, però ho detto dai, prova a registrare quest'ultima 10 minuti giusto per dare un finale all'episodio e riprovare a combattere quel pal di ghiaccio incredibile. Il problema qual è? Che ho acceso OBS, ma questa cam non era accesa. Non so cosa fosse successo a questa camera, però di fatto non mi ha né catturato l'immagine del video e non mi ha catturato l'audio, perché uso il microfono della telecamera, io faccio tutto con lei. Quindi ho attivato OBS, ho registrato pure la parte in cui catturavo questo pale e ho fatto anche un'altra cosa, una piccola esplorazione un pochino a nord. Il problema è che poi quando sono andato a vedere il video mi aveva registrato solo il gameplay, ma senza me, quindi senza audio, senza video e niente. Credo che quando è saltata la corrente la telecamera si fosse tipo resettata, insomma cose strane. Adesso dovrebbe funzionare, spero. Quindi che vi siete persi? In realtà non vi siete persi niente, perché ho catturato semplicemente in quella frazione di video che ormai non vedrete mai, ho catturato semplicemente lei. L'ho catturata dopo, calcolate, 25 sfere verdi e 12 dorate. La dodicesima dorata è voluta entrare nella sfera. La nostra Gelina, mi piace molto questo nome incredibile, è fortissima, il pal sicuramente più alto di livello. Infatti lei era al 40, ma dato che io sono più basso di livello, qua dice il giocatore non può controllare pal di livello più alto del suo, le abilità del pal caleranno per adeguarsi al livello del giocatore. Quindi adesso lei è livello 36, però lei sarebbe al 40, però. Quindi se avessi catturato quell'affare di fuoco, dal 59 sarebbe venuto al 36, quindi non conviene mai nella vita. Per il resto, quindi l'est non è stata facile, sembra molto intrigante come pal. Comunque potenza è stata essenziale per catturare Gelina. Poi abbiamo Fatino, Volpino e Artiglio, vabbè questi li conoscete tutti. Quindi vi siete persi, io che catturo Gelina. E poi ho fatto, dato che in quel video dicevo che secondo me c'è qualche cosa di sus, è impossibile che non riesco ad arrivare a questa torre, ho pensato, non è che questa è una torre in realtà che devo fare più avanti? Allora ho fatto, sai che ti dico, provo ad andare verso questa torre qui. Quindi che ho fatto? Sono andato un po' avanti qua, ho sbloccato questo teletrasporto, ho trovato due pedruzze verdi, ho portato sulla statua questa qui. Me ne servono 23 per aumentarlo, che mamma mia non ci posso pensare. Qui potrei aumentare il potere dei miei pal, però mi sembra sprecarle queste cose. Secondo me conviene che le uso con pal che hanno anche passive ignoranti e cattive, quindi a meno che il gioco mi costringe, però per adesso no. E che è successo di figo? Andando dritto, qui c'è tipo una città nel deserto di ghiaccio. Vi siete persi? Io che esploro sta città e faccio qualche battuta sul fatto che ve la faccio vedere. Immaginate, questa è la città del deserto, ok? Quella è l'altra torre. A questo punto non so se quella è la torre oppure è quell'altra. Però la cosa figa è che esplorando questo posto, che ripeto è disabitato, tra l'altro mi ricordo una cittadina di Genshin Impact, incredibile, ci sono dei mercanti sus. Ora, io non so se il gioco, come dire, ti consiglia di fare questa cosa oppure ti spinge a venire fino qua. Io questo non lo posso sapere. Però questo qui, non mi ricordo se era questo o quell'altro. No, era l'altro. Questo vende le sfere pal verdi e i frutti. Questo qui, mi sa, compra. Questo tizio vende le armature di pelliccia per il calore che e di gelo, che però me le ero già fatte io. Vende un sacco di questi, di progetti, che dovrei comprarmeli perché, come dire, questo ti fa fare, vedi, dei cappelli sus. Non lo so, questi forse li dovrei provare a comprare. Ma oltre a queste cose strane, vedi, cilindro, questo non l'ho capito. Ma vende questi, la biancheria, che io non capivo, ma è un vestito. Quindi mi sono comprato per curiosità la biancheria ignifuga, perché è quella che dovrebbe difendermi dal fuoco. Poi vende quella che difende dal ghiaccio e questo affare che aumenta un po' la resistenza in tutte e due. Quindi io me la sono messa ed è un accessorio, vedete, eccola qua. E dice che aumenta di 1 la resistenza al calore. Quindi io non so se il gioco ti costringe a fare questa scelta di venire fino qui, comprarti la magliettina e con questa puoi resistere al calore. Quindi adesso faremo la prova e vedremo se abbiamo vinto questa cosa, GG per noi. Ma altrimenti, ragazzi, io non so come arrivare a quella torre. Se non ci posso arrivare neanche con la magliettina che mi dà un punto in più, vuol dire che quella torre non è da fare e bisogna farla dopo. Ed è una trollata che ti mettono quella lì vicino. Io non so che dire. Vediamo un po', ragazzi. Facciamo questa prova incredibile e poi concludiamo questo episodio. Nel prossimo episodio cattureremo questo tizio verde, cattureremo questi tre pal sus e vedremo che succederà. Io adesso provo a ritornare qua. Aspetta, mettiamoci il vestitino. Eccolo qua. Facciamo questa prova incredibile, ragazzi. Se non funziona neanche questo, io non so che fare. Ok, allora mi dice che la temperatura è al massimo, ma resisto.
Ok, quindi bastava comprare una maglietta? Quindi se ho livello 3 di difesa al caldo riesco a passare per la montagna? Quindi basta avere livello 3, quindi la stessa cosa per il ghiaccio, ora che è stato sus. Più che altro perché posso catturare anche i pal qua sopra, che è pieno qua di pal strani. Ci vediamo nel prossimo episodio dove proveremo quella torre là. Quindi vedremo. Alla prossima!